State? Benvenuti in questo nuovo video ASMR. Questo è un video particolarmente speciale perché finalmente vi presento il mio libro che è appena uscito e fresco di stampa. Quindi sono molto emozionato, sono molto contento di farvelo conoscere. Purtroppo non l'ho adesso qui con me fisicamente perché essendo proprio fresco di stampa da solo perché il padre glielo ha affidato per scappare in giro per il mondo con una giovane fidanzata. Gli unici contatti che hanno sono attraverso delle lettere molto bizzarre che il padre di Teo gli invia, senza però mai mettere l'indirizzo del mittente, quindi Teo non può rispondergli. Rimasto da solo, lui comunque non ha come punti di riferimento, gli unici punti di riferimento che ha nella sua vita sono i suoi amici Nico e Viola, che è una ragazza omosessuale con un carattere abbastanza particolare, abbastanza forte. Anche loro sono giovanissimi, sono appena ventenni come Teo. La storia è ambientata in Sicilia, una Sicilia comunque abbastanza folle, decadente, morbosa e guardona, che vive la sua follia di nascosto all'ombra della notte, come un grande acquario dove loro vagano un po' intrappolati. La loro vita si sussegue tra episodi che vanno oscillano dal violento al tenero e dolce, all'assurdo e grottesco. Comunque sono episodi molto crudi, a volte forti. Incontrano personaggi bizzarri nel corso della loro vita che li coinvolgono in
dispersi perché non hanno neanche punti di riferimento, ognuno di loro per un motivo o per un altro ha dei rapporti con la famiglia praticamente inesistenti o complicati, quindi non avendo adulti come punti di riferimento vagano un po' in balia di se stessi. Il libro tratta argomenti vari, ogni personaggio attraverso la propria storia personale tocca un argomento differente, che può essere il rapporto con la famiglia, appunto, il dolore, ma anche l'adolescenza, la crescita, l'amore e la morte, la depressione, il sesso, l'omosessualità, la violenza, il degrado, la decadenza. Insomma, i temi sono abbastanza diversi. Penso che il libro, per via delle tematiche un po' forti, non sia adatto a chi ha meno di 13 anni. Una mia amica che lo ha letto mi ha detto che quando ha finito di leggerlo si è sentita come se fosse scampata alle sabbie mobili. Questa definizione mi ha colpito, perché in quel momento ho capito di aver scritto il libro che volevo scrivere. Sono molto curioso di sapere le vostre opinioni e di ricevere le vostre recensioni. Mi piacerebbe sapere cosa avete provato leggendolo, cosa ha suscitato in voi, quale personaggio vi è piaciuto di più. E se volete scrivere.